gonna throw my memories away. Now I feel I'm done, and I am cursed by every day. Till my time is gone. I've never felt this way before, and now I know this all for sure. I won't forget your last betray. I'll never forget this day. Wow, non male come brano per iniziare la serata. Buonasera, buonasera, ben ritrovati anche oggi qui nel Nexus. Cosa è successo? Si è spostato un po' tutto. Risistemiamo l'ordine delle cose. E questa sera non parliamo di Valeria, ma parliamo invece del nuovo supporto che è Lucio. O Lucio per gli amici, piccolo Lucio per quelli molto amici, immagino. E niente, questo supporto si rivela essere incredibilmente sfuggente per via di tutti i suoi talenti e della, soprattutto della possibilità del wall riding, che è probabilmente la funzionalità più incisiva di questo eroe, che secondo me, appunto, se utilizzata a un ottimo livello di conoscenza, può essere ben più utile che non le semplici cure ad area che va a portare al suo team. Quindi in particolare volevo dare un occhio ai talenti che si possono scegliere, perché comunque ce l'ho solo a livello 4, ci sto ancora cercando di trovare una build veramente ottimale.
E in particolare comunque rimane un eroe che si può veramente costruire in più modi, appunto sfruttando sia bonus immediati sia appunto incrementi molto rapidi di velocità oppure di cura, ma appunto concentrati in un lasso di tempo molto breve, oppure talenti più sul lungo termine, quindi sul quest, sul aumentare appunto le cure nel tempo. Sfruttando la portata maggiore e quindi andare a infliggere cure e a dare velocità a più di un alleato contemporaneamente, appunto io mi riferivo in realtà a Party Mix, che si rivela essere molto utile sulle partite magari un po' più lunghe, nelle mappe un po' più grandi, che richiede appunto che una delle canzoni di Lucio, una volta suonata, quindi una volta applicato l'effetto ad uno dei propri compagni per almeno 8 minuti, va a incrementare il range delle abilità stesse di Lucio, del suo kit base. Quindi si va ad avere un 25% di range in più, che non fa affatto male. Everything's moving so fast, it feels like I'm standing Partendo still. comunque dal livello Oh, 1, way. per ora mi sento di dire che rimane una scelta migliore rispetto a We Move Together. Mi piace decisamente di più. Una delle scelte basate invece su la passiva, quindi o accelerando o slip. In particolare, This We Move music is Together giving me aumenta a del killer idea 4% for a lo track. speed boost Oh, di I wonder if Blizzard will let me sing base, it. come possiamo vedere direttamente da Crossfade, 15%, scusa, 6, 5% di boost. Quindi col 5% di velocità in più, che magari non può essere realmente incisivo nell'immediato, ma richiede particolari situazioni in cui può realmente diventare più utilizzato. Mentre vediamo maximum tempo, in realtà va a incrementare il bonus che si ottiene una volta effettuate Oh, way. 5 kill con, zittiamo Lucio, con lo speed boost attivo, passando al 60% da una base di 45. Qua un incremento del 15%, che è già decisamente più interessante, ovviamente più sostanzioso. Invece accelerando e slip vanno ad avere due effetti diversi, appunto come dicevo, quindi uno concentrato più su una situazione isolata ma molto più incisiva, quindi appunto Slip, che prevede che passare vicino a un eroe avversario durante il wall ride incrementi del 70% la movement speed per un secondo. Quindi, come di schizzare via veloci come la luce nel caso ci siano diversi nemici nelle prossimità. Molto utile nel caso appunto di composition con tanti controlli, con HeartCC. Mentre tra questo e accelerando preferisco invece questa seconda opzione, in quanto anche con l'autopath, quindi cliccare per esempio dalla respawn fino a metà mappa, Lucio andrà a utilizzare Wallride in autonomia, senza dover per forza stare a cliccare addosso ai muri, e quindi si ottiene questo incremento del 40% di velocità in 4 secondi, abbastanza quasi in automatico. Quindi lo credo che sia più facile da utilizzare e anche magari più consistente, più generalmente efficace. Andiamo poi al 4, solo potenziamenti appunto per la Q, quindi potenziamenti per Soundwave, in particolare knockback del 50% incrementato, cooldown ridotto se utilizzato durante un wallride, oppure arco e range incrementato a queste. Tra queste, ovviamente, nel caso di composition con hard engage, quindi con magari un dive veramente incisivo come Butcher, o anche magari può essere una buona idea contro Valyra. Il subwoofer si rivela essere piuttosto efficace per andare a respingere di brutto questi attaccanti da mischia, mentre Chase the Base invece può essere già più applicata più in generale, quindi magari utilizzare anche Lucio con una maggior portata, e quindi magari anche utilizzarlo per flancare direttamente il team avversario. Mentre Off the Wall di per sé non mi dice troppissimo. Beh, ricordiamo che comunque non è esattamente poco mana hungry, mana consuming questo eroe, quindi può essere che ci troveremo in situazioni in cui sarebbe meglio avere quel mana in più, quindi spammare Q così non mi sembra la migliore delle ipotesi.
Vediamo poi a livello 7, party mix, come dicevamo prima, appunto, utilizzare una canzone di Crossfade per 8 minuti su uno o più alleati andrà ad incrementare il range del 25%, molto buono, appunto, questo range diventa veramente interessante. Sonic Amplifier va invece a incrementare il range dell'abilità se quando si utilizza appunto il potenziamento di questo crossfade con la E si vanno a colpire almeno due eroi alleati. Considerando il posizionamento in genere di Lucio, che è molto appunto variabile, difficilmente riuscirà a rimanere in una posizione tale da assicurarsi sempre di questa condizione, preferirei piuttosto ottenere Boombox, che va a piazzare uno stereo, un Boombox proprio, che va a raddoppiare di fatto la portata di Lucio con la propria abilità, allo stesso livello soprattutto, quindi non si va a perdere l'effetto a causa di appunto replicare una propria abilità e allo stesso tempo c'è l'esatta portata dell'abilità di base. Quindi Party Mix e Boombox sono entrambi molto molto interessanti, mi piace leggermente più Party Mix che magari appunto essendo un attivabile in meno può andare magari più per le lunghe, diciamo, anche qui, mentre Boombox riesce anche a essere più utilizzata magari per un inseguimento, piazzando appunto lo stereo o in ritirata per aiutare degli alleati un po' più lontani che stanno cercando di sfuggire alle grinfie del team avversario. Vediamo poi al 10 Sound Barrier Reverse Amp. Abbiamo Reverse Amp come più sfruttato tra i due secondo le statistiche di cui ho potuto leggere. Non ho letto altre statistiche di recente, però leggevo appunto che questa è la più quotata per ora, più per lo slow, quindi lo speed boost invertito, quindi nei confronti degli avversari, va a rallentare fino al 45%. Ricordiamo inoltre anche che la passiva va a incrementare l'effetto dell'amplificatore di fino a 4 secondi dai 3, quindi un secondo in più. Il danno ovviamente non è così incisivo perché sono comunque 4 secondi di 112 danni a OE, insomma, non è che sia sta gran cosa. Sound Barrier invece è un signor scudo, anche se va a decadere, rimane comunque molto molto interessante, soprattutto in co contro Composition Hard Engage ovviamente. Cooldown non esagerato, 80 secondi, è abbastanza gestibile. Quindi per ora andiamo già a compilare il nostro talent tree. Andiamo direttamente su Lucio. Dove è andato? Eccolo qua. Quindi dicevamo all'1, accelerando mi ispira molto. 4. Diciamo subwoofer o chase the bass, ma appunto nella maggior parte dei casi troviamo più immediato l'utilizzo di questa prima opzione, quindi subwoofer al 7, Paramix o Boombox se la contendono esattamente allo stesso modo, magari appunto come dicevo un'abilità attivabile in meno all'inizio, finché non si prende realmente confidenza con il personaggio può andare bene, quindi Paramix al 10, Sound Barrier o Reverse Amp proprio situazionale al limite, quindi direi sicuramente per ora Sound Barrier ovviamente contro Composition con Hard CC o Hard Engage, quindi appunto magari contro team con Diablo, contro team con Zeratul, ovviamente in combo con qualcos'altro, non magari ovviamente contro mage normali oppure non contro un Gul'dan per esempio, che può andare con il suo Fear a comunque sì, dividere tutti gli eroi e diminuire quindi l'efficacia di questa possibilità. In quei casi consiglio piuttosto un reverse amp. Quindi per ora andremo a segnare reverse amp direttamente. Al 13, beat mixing va a dare uno scudo ogni volta che si cambia traccia. Carino. Can't stop, won't stop, immune agli rallentamenti e agli immobilizzamenti durante l'utilizzo di Warride. Anche qua, se utilizzata bene, può essere realmente eccezionale come talento. Ovviamente, appunto, richiede una buona conoscenza di magari Warride continuo intorno ad un forte, girandone, continuando a circumnavigarlo in tondo, può essere simpatico.
Hardstyle, 25% di riduzione agli attacchi a base durante il wall ride. Così così. Back in the Mix, altra bella, bel talento, molto simile ad il Relentless Leader, dovrebbe essere di Raynor, quindi invece di ottenere il pushback e una diminuzione del cooldown sull'Adrenaline Rush, si ottiene direttamente un regen di vita. Piuttosto interessante, quindi non ha fatto male. Personalmente ho beccato solo, nelle poche partite che ci ho fatto, ho beccato solo Heartseed contro, quindi ho deciso di optare per questa soluzione che ho trovato piuttosto male, non male perché anche a meno che non si sfrutti l'amplificatore direttamente per potenziare le cure e recuperare quella vita persa durante lo stun, avere questa sustain in più può essere molto interessante. Quindi per ora segneremo Back in the Mix. Al 16 abbiamo Heliotropics, un blind AoE, interessante ovviamente contro molti auto-attacker. Rovenescence, come diamine si pronunci questo qui. Cura del 3% della vita per ogni secondo, quindi in un corso di 4 secondi se si va a optare per Reverse Amp sono 4%, 4, 8, 12. 12% di vita in 4 secondi, extra. Carino. 10% di vita minimo si perde a caso, quindi questa è una buona idea. Questa invece è Bring It Together, quindi andando sempre a colpire due eroi alleati quando si utilizza l'amplificatore, l'Alien Boost viene incrementato del 40% come cure. Questa cosa in realtà sembra, suona molto bene, perché 40% di cure in più è decisamente di più. Eh no, dipende. Dipende rispetto alla vita del target. Però non ho avuto mai modo di testarlo veramente a modo. Quindi magari appunto bisognerebbe vedere se funziona anche se gli avversari, se gli alleati sono sotto l'effetto del boombox. Ciao Al. Quindi boombox, per esempio, c'è un alleato in portata del boombox, un altro alleato in portata invece di Lucio stesso. E bisognerebbe vedere appunto se anche in quei casi funziona questo talento. Up the Frequency invece è un po' un evergreen della Heroes of the Storm, quindi appunto il Battle Momentum, in questo caso riferito proprio all'amplificazione appunto della velocità oppure delle cure direttamente di Lucio. Interessante, ma ovviamente è una scelta azzardata da utilizzare solo nel caso ci sia magari una frontline un po' così, nel senso. Doppio tank conviene sicuramente optare per luminescenza. Se. Quindi per ora direi che possiamo stare direttamente su questa prima opzione, anche se a Bring It Together l'ho utilizzata più spesso. L'andiamo a contrassegnare direttamente sul sito. Al 20 troviamo poi invece i potenziamenti delle abilità eroiche, quindi appunto sinestesia auditiva, bonus track, non-stop remix e bossa nova. Bossa nova è un genere musicale veramente simpatico, che è molto chill, molto lounge bar. In ogni caso, a parte questo, essendo che abbiamo optato inizialmente per non-stop remix, scelta un po' azzardata questa qui, prendere il, scusate per Reverse Amp, optare per Non Stop Remix è un po' un azzardo perché comunque nonostante magari il range incrementato dopo 8 secondi, dopo 8 minuti di traccia suonata sia appunto maggiore, riuscirà a rimanere così a lungo da renderlo veramente efficace è piuttosto difficile, quindi è piuttosto consigliabile sinestesia additiva che va a liberare Lucio nel caso sia stato bloccato da uno slow o da uno root. E in più va a rimuovere stun, slow e roots direttamente da tutti gli alleati. Quindi, prima, anzi, durante un ingaggio, tirare appunto la Lamp It Up va a essere veramente un punto di sblocco fondamentale nella maggior parte delle situazioni. Quindi, contrassegniamo questo ultimo talento e andiamo a richiamare il nostro foglio. Builds e ad aggiungere questa ultima voce che mancava. Ok,
Ok. Proviamo al volo anche l'alternativa che sfrutti il boombox, quindi all'1 per ora manteniamo accelerando. Al 4 invece andiamo magari a optare per chase the base, giusto per un pushback più ampio e che può sospingere gli avversari dentro all'area, magari appunto del boombox stesso, e far beneficiare i nostri invece, scusate, i nemici, e far beneficiare i nostri alleati dell'effetto dello stesso. Quindi andiamo bassi pulsanti al 7 il boombox, 10 magari sound barrier, giusto per puntarlo un po' più sul supporto, in senso difensivo. Qui possiamo già immaginarci di andare a sfruttare beat mixing invece che back in the mix, appunto sempre per la resistenza, dato che è uno scudo che non va a decadere nel tempo. Teniamo sempre l'eovenescenza qua, che prima o poi riusciremo a pronunciarlo correttamente, per appunto supportare ancora maggiormente le composizioni magari con doppio tank. E al 20 invece continuiamo a sfruttare nuovamente sinestesia auditiva. Al, tu che stai seguendo, dici il tuo take su questa, su queste build, su queste idee che mi sto facendo io di Luzio. Ok. Ricordo e ringrazio Blizzard per avermi fornito il codice di Luzio e di provare un po' a vedere come gira. Arriva su TS, dice arrivato direttamente in canale, dico io buonasera. Buonasera. Tu invece come preferisci scegliere i talenti di Luzio? Talenti di Lucio, da quelli che sto provando in questi giorni, a livello 1, preferisco sempre, fammi rivedere un attimo, aspetta, apro il client così regolo anche io. Secondo, comunque a livello 1, sto prendendo in questi giorni la quest, quella che se uccidi 5 eroi sotto effetto Maximum tempo, della ok? speed aumenta la velocità della E al 60%. Sì, è un talento E che ti anche a va me avere un incuriosiva. burst di velocità veramente immorale. Sì, al 4. All'1 prendo quello. Al 4 io sto prendendo Subwoofer, Sì, è quello, più il primo efficace talento. sin da subito. Ok, 7. E quello, vai vicino all'avversario, lo rimbalzi di veramente molto utile, sia per fare le kill sia per allontanare quelli che ti saltano addosso. Al 7 sono combattuto tra la quest, quella che ti allarga di fisso del 20% l'aria, e quella che se ne hai due alleati, te la ingrandisci del 50%. Sì, come dicevo io, appunto, sono le due opzioni più viabili, direi, perché appunto una magari è un'attivabile e è più comodo sfruttarla quando si ha una conoscenza maggiore del personaggio, mentre Power Remix, invece, che è la prima opzione sulla quest, è più facile, in un certo senso, inizialmente da sfruttare. Appunto, basta stare fermi, curare o dare velocità e si va ad aumentare la quest. Boombox è interessante, ma non convince. Non ti convince? Non convince perché comunque basta focussarlo. Può essere comodo, dice, non lo so, tipo in Dragon Shrine, metti il boombox sopra, poi vai sotto, tutto quanto, ma lo distruggono sempre. Troppo facile da distruggere. Va bene. Fosse un po' più resistente, potrebbe essere più utile. Ok, 10. Eroica, rigorosamente barrier sound, perché è OP, cioè usata col giusto tempismo assorbe tanti danni burst. Tuttavia, in certi Alla difficoltà di casi. Certo. lanciarla, che c'è il tempo di casting di un secondo, però fa la differenza. Userei giusto la reverse amp solo se adesso c'è Valera che va di moda. Reverse amp, quando vedi Valera intorno, la detecta. Vabbè, sì, infliggendo danno. L'abilità è quella. Ok, 13.
Prendici lo scudo personale perché gli altri si basano troppo sulla corsa del muro e non sempre ce l'hai. Personalmente, Back in the Mix, l'ultima opzione, appunto, quella di far recuperare vita, E l'ho quella trovata. potrebbe non essere male. L'ho sfruttata un paio di volte e la percentuale di vita recuperata è abbastanza interessante per essere un talento passivo, quindi non mi dispiace affatto, appunto, vedere lo stun e vedere la vita recuperata di seguito pari a, appunto, a questo, che è 260, che in realtà corrisponde a boh, di base in percentuale non ti saprei dire, però appunto non mi è passato affatto Più dello male. scudo, comunque. Sì, tra le altre cose, sì. Al 16 è stato detto che rigiovenescenza è Ok, molto meglio degli altri per ovvi motivi. Fatto io ho proprio utilizzato. il calcolo matematico che alla fine conviene più questo 3% di salute all'altro talento. Io ho utilizzato qualche volta Bring It Together e anche più di qualche volta Up the Frequency. E con Up the Frequency, ovviamente, con un buon posizionamento si va ad avere la riduzione del cooldown in maniera abbastanza interessante, piuttosto si va ad avere appunto l'amplificazione E beh, molto spesso. questo talento in combinazione con quello di livello 20 potrebbe diventare interessante, però Quale? ancora non Quello l'ho del mai 20? testato. Quello di Beast, cioè. Bonus track. Ok. Perché dici? Perché dici che mentre ce li hai Perché tutti e due praticamente attivi, ti muovi più in fretta e ti il più grande attacchi? vantaggio di bonus track è che se tu, ad esempio, fai la cura, premi E, quando sta per finire l'effetto, Switch. premi switch una volta, c'è lo speed, riswitchi subito, c'è tutta un'altra volta ondata di cura. E nel frattempo fai questo, cioè tu attacchi, reset Il il nemico cooldown, cooldown. quindi praticamente se attacchi sempre hai di nuovo la heal fissa. La puoi rinnovare di continuo. Sì, è vero. Potrebbe Allora, essere ogni interessante questa attacco sinergia. base diminuisce di 0,35, che vuol dire che i tre attacchi di base che fa Luzio sono una riduzione di 0,75 ad ogni attacco, in un certo senso. Quindi Mi sembra ancora troppo poco. avrei alzato leggermente di più, forse, però cooldown di Forse 15 diventerebbe rotto, secondi. però così. Beh, Comunque, mi ha interessato come talento. Ho deciso di provarlo, in particolare perché anche Val con il suo talento del livello 20 che va a diminuire di 5 secondi il cooldown, a me ha sempre fatto impazzire. Cioè, quando l'ho letto la prima volta, ho detto le riduzioni di 5 secondi per attacco base. Mi ha lasciato cosa che non voglio. Infatti, tipo, Rain of Vengeance come se piovesse. Tra l'altro, ah, non l'ho mai preso quello. Perché vabbè, faccio sempre la build sul lato A. certo, però. Rancor tutta la vita. Sì, aiuta, cioè vai ad avere un stun che di base è ogni 50 secondi per carica. 10 attacchi base hai lo stun. Aue. Non male. Ecco, va bene, grazie del tuo contributo. Sono Quindi 5 ecco, centesimi. 5 centesimi, vi faccio bonifico. Trovate le build ovviamente sul mio foglio delle build oppure anche sul sito direttamente di ozitalia.com, che dobbiamo ancora E ti capire. ricordo, le puoi anche aggiornare tu. Ah, io Hai metto le accesso. mie, metto le mie, io sono piuttosto sicuro che siano in certi estremi casi piuttosto personali come build in realtà, quindi ho paura a mettere certe cose di pubblico dominio. Più di quanto non siano sul mio foglio di build in cui c'è scritto il mio nome, c'è scritto il nome del pirla che le ha fatte, quindi in certi casi un po' mi preoccupo. Potrebbero Ecco. fare il build, la buia build, la standard build, poi comando io, sono io padrone assoluto del sito e decido che quello è lo standard, il dittatore, Sì, lo standard è così che si crea facendo credere la alle persone dittatura, che sia, far che lo credere sia. che è quello che è lo standard. Bueno, allora noi siamo pronti dopo questa panoramica di talenti che ancora un po' mi sembra acerba, mi sembra che manchi realmente un talento più improntato sulla cura ad ogni tiro, o quantomeno sullo scudo, qualcosa del genere. Ah, forse perché va bene già così, cioè. Ma non lo so, secondo me gli manca qualcosa a questo tizio. Manca una cura contro il Burst che è soltanto la ultimate, cioè soltanto la Sound Barrier. Beh, anche Però l'Amp per Up. fortuna è così.
Sei Ma indetto non è che cura così no, tanto. certo, è proprio per quello dico. Fatichi. C'è il win rate di Luzio al momento a quanto si assesta. Anzi, guardiamo rapidamente finché tanto qua sono quasi ultimo pick. Allora, Luzio al momento ha un 53% di 53,7% di win rate stabile. Che tutto sommato va anche bene, insomma. Non è esagerato, non è un 56,7% di mucchi. Che ovviamente spero subisca qualche Pare piccolo ritocchino. Swords Italia. Perché non mi appare? Dovrò fare una modifica. Le modifiche, fai da te. Prova Lucio. Come non si trova? Dove l'hai messo? Diciamo, nella pagina dove cerco il win ratio, che lo leggo da Oslog, vedo che non mi riesce a decodificare Lucio per l'accento. Un Tralf speak abbastanza vecchia scuola. Cosa sta combinando questo tizio? Boh, vabbè, io non volevo tankare. Lo spoiler ora, che poi non è uno spoiler, è una mia idea. Più di Uther sarà quello che viene reworkato. Tutti dicono verrà reworkato Uther, ma io dico verrà reworkato Thrall. Prima Uther di Traspero. Ah, Uther già l'hanno reworkato un anno fa, cioè poco, anche meno. Il rework di Uther è abbastanza recente. D'altra parte piccano Morales e doppio tank. Porca c'è miseria. Già, cioè di Thrall già nelle forse balance patch hanno già detto faremo un rework dai talenti perché comunque ad oggi effettivamente ha una sola build da Thrall veramente c'ha quella build e solo quella può usare Sì, è il resto è un po' abbastanza limitato, meh. sì. Tuttavia, io come reggo questa roba? Rexxar ETC e Morales. Bella domanda. Cromi è un pick che ovviamente io cerco di non consigliare. Bene, è Di andato Darkus. Tassadaro, Sadaro, Per far Tassadaro. che? Cosa me ne faccio di Che da sola Tassadaro? non gliela fa. Tu dici Tassadaro. Ci serve un buon solo laner. Thrall subisce da Rexxar. Sadaro è solo laner, può farlo. Artanis è anche open effettivamente. Proviamo un Tassadaro. Don't tassa. Perché no? Still. Boh, vediamo. Speriamo che questo faccia i buchi per terra con cromi, tutto sommato. L'unica cosa su cui mi afferro. We have the wave clear. Tassa non ce Tassadaro l'ha tutto. wave clear, non rompete le palle. Tassa da cosa? Thailand e Scusa. Cromi. Tassa Più che altro sì, Cromi è il problema. Farla da girare a ce l'ha mano. wave clear. La storma. Fa Sì, esatto. anche la build sulla storma. Vola. È una palese fantacomp, non lo so. Se Anche lì per avere wave clear avresti dovuto prendere un Gul'dan, ma poi ci avresti avuto doppio. Sì, no, io volevo prendere Gul'dan. Solo che Chrome ha tenuto il suo pick. Pazienza, Dai vediamo. grande non gliela fa cura da solo qua. E adesso si fa qualcosa. Andando così, Dai grande almeno può prendere lo Starfall. Quando ad Arconte, torna fai danno Arconte a mi wave. sa che mi tocca, sì. Bravissimo. Allora, chiudiamo, Quanto quindi. il nuovo muro. A me fa impazzire perché aggiungi lo slow sull'attacco base e al 20 c'hai muri ogni 5 secondi. Lancia Io distanze non ho disabilitato chilometriche. la chat. Ah, forse. Tra l'altro, aspetta. Piano. Quindi mi tocca spiccarlo da Maggi oppure no? Vediamo. Eccolo da Maggi. Lo fai tanto a 500 farmarti i enemies. globi come un pazzo. Quale? Bene quello sulla storma, se ti serve più danno ad Ali. Se gli scudi perma non mi servono tanto. Ah, non ce la fai.
Vediamo di far funzionare anche questo. Tanto le cure sugli attacchi base, se volendo, ce l'hanno già. 4, prendiamo l'armor. Cosa lì? Col fatto che c'ha gli scudi di scatola, no, pure metto l'armor. Sì. Messo allora 4, dicevamo prenderei lo scudo e vediamo se è realmente la scelta migliore delle possibili. Basta, ultimamente sono fissato con la build quella sugli auto-attack. Veramente un outlaw. Sì, ho Pianta avuto la modo di gente sul vederlo. posto. Ottimo inizio, dai. 7, ci facciamo lo il cooldown decrementato. Aspetta, non c'era quello volendo puoi aggiungere lo slow sulla store. Ah, anche Però che quello è c'hanno buono, loro sì, è che... vero. Se metto il coso a seguire. Ma che sono senza mana. Oh. Ah no, lo brucio. Indietro. Indietro. Non voglio morire così. Thrall incredibilmente sta reggendo contro un Rexxus. Cioè c'è un cane che non si Allora. schioda da là in cima però. Quindi una kill subita noi e zero loro per ora. Allora sta prendendo. Ma è un buco nell'acqua. Torniamo a supportare i nostri compari. Allora. Tombe. Qua deve andare per forza a prendersi. Ah. Non propagarmi addosso alle mie povere cose. Il cooldown di 8 secondi si fa sentire tutta la strada. E lo scudo adesso dura 8 secondi. Sì. Darci di questo. Vai, matalo. Poi non so se è una casualità. Ma il fatto che adesso hanno messo fa tassa che c'ha sto raggio che fa danni bassissimi. Lucio c'ha la stessa meccanica, cioè danni pure bassissimi. Ma continuo. Vogliono arrivare. Ah, non voglio morire. Non me lo merito. Buia docet. Qua sta facendo stack come un ossesso, no, finite, ne manca una. Talpone. Talpone, dici? Lo grabbo un talpone. No. Se no, a meno che non insista, non mi dispiace stare tranquillo un momento.
No, è morto Corallo. Questo se ne va lui FK per i capi. Cosa serve 7? Cosa serve 7? Lo sto. Facciamo tassa da roba antipatico. Ossa via. Siamo pari nonostante tutto. Orca! No, bella granata! Cioè, free top per gankare. Boom. Cioè, secondo me comunque non abbiamo abbastanza damaggi. Non abbiamo niente di Aspetta, specifico per aspetta Dark Tank. l'arconte. Aspetta l'arconte. Arrivo. Partita la vincerete con l'arconte al 20. Al 20, ci arriviamo al 20 su sta mappa. Però era equilibrato. No, non abbiamo più il coro. Non vogliono mica vincere. Cosa ha preso il 7? Adesso che tra l'altro Varian c'ha tutti i talenti invertiti. Speccherà autoattacca, già preso il second wind. Forse un po' di zerghini vanno male? No? Diciamo di no. Potrebbe essere un momento di glorioso throw, ma non credo lo sarà. Non sto provando. No, forza via. Ecco, vedi, abbiamo finito pure i colpi sulla torre, sul forte. Oh, finalmente una kill. Una gioia Il che ci problema sono i mancano picchi dei ancora. cromi e dei randy su sta mappa. Sì. Colossus Smash invece, ci ha treccato tutti. Colossus è brutto, È eh? Per amarissimo, è diverso. troppi. Tra il Diablo ha una brutta fine. Archon. Bravi. Troppi Tons of possono andare con la Thrones. storm e ti pulli la questa, eh? Come? Roba. Tutte sfondate de Derg, fai una storm e ti capita questo. Sì. Che si hanno messo un limite. Come? Ma hanno fatto come per Muradin, no? Cappa di quante stacche puoi Sì. accumulare con una singola storm. Bene, due cose persi così. Comunque Prismatic Link era al 20 è divertente da vedere, ma inutile da usare purtroppo. Quanti click sarebbe la voce e il danno base Danno che che fa procca, sì. più persone? Ah, può essere utile perché ne si slow i 3 alla No, fine. sì, ma ne ha fatto Wolf. Oh. No, devo lasciare sta roba. Io pure gli scudi che metti ad aria. Tanta roba. Forse. Ah, medivac, ha preso. Boh, la medivac. No, che pelo che gli ha Ciao, fatto. Era bel zenito. Benzi, new. Ah, ce l'ha fatta. Effettivamente se stavi là erano morti. What the hell?
colpa mia, sempre. Se c'è il sottotorre non è colpa mia. Fatto la prima parte della quest. Ora i ping. Andiamo dopo. Dovrei arrivare a 1000. 1000 per incrementare il danno al 20%. E devo ancora tirare un... Vabbè, quello più la doppia storm inizia a fare i danni. Arrivo, arrivo. Matalo. Matalo. Oh, non l'ha matato. Guarda, top potion. Ah no. Bravo diavolo. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Sta necessario. Farma stack, farma stack. Cooldown. No, è finito. Niente più zoom. Scendi! Ma guarda i danni che fa sto coso. È immorale sta. Coraggio, gli fai il solletico, ma con questo quando viene al conto gli fai proprio... Perché non ce l'abbiamo? Ah, perché c'è nel solito. Intupi il danno. Oh, sono morto. Quanto è grosso l'orso. Non ce la farò mai a scapparla. Oro, perdete tempo con me. Ha! Ha! Ora mi! Ora mi! Dov'è mi piace la Nutella? Antonio! Ah, Lucio! Piccolo! Ma... No, l'ha pensato! Oddio, sei ancora vivo! Oh, questo c'è con me. Dopo che gli ho salvato le corna da quell'attacco, c'è pure con me. È vero che più fide sto gioco al momento. Lo critico. Per lei poi ai porci. Guarda, guarda questo come ci muore. Porci con le perle. No, ma vedete un attimo le statistiche, giusto per curiosità. Quanto pensano che sei inutile? Questa navetta però a mortacci sua. Ma perché la navetta? Cotralla. Porca, dove vado? Lucio è già andato comunque, Rongius, l'abbiamo già guardato. Che poi sto qua che prende il temporal loop. Giusto. Dai, non riesco a capire il perché della Medipack. Ah, oh, vabbè, gli ha salvato. Lo ha salvato diverse volte, purtroppo. Ma per una volta che attacco. No, non ci credo. No, è rimasto. Ehi, ciaoni. Messo.
sta in 910 tra poco, però tra poco cambierei le skill della partita. Non credo che lo farò. Morirci. Vabbè, è il momento del sale, no. È stato un draft pessimo e ho avuto una brutta gente. Vabbè, delle statistiche, no? Pazienza. Il momento draft è l'unico commento che può fare questo tizio. Vedere le statistiche. Arrivano. Momento del sale. 28k. Sale, sale, no. Devo anche le build che facciano. Ecco, tipo, ecco qua. E qua abbiamo detto tutto. Alziamo le mani al cielo. Allora, per favore, Danny, serve la vostra forza, se no questo. Hai fatto più cure di Tyrann in tutto questo. Sottolineiamo no, parte punto 1. Alien Venom mi prendi, ma che cosa stai facendo? Alien Venom! Oddio! Aiuto! LOL in Venom. Ah, ignore! Per te, cretino. Fammi ridere, va. Giant Killer, va. Eventualmente. Regen, vabbè. 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 Cromi. Bloccato. Pierce invece è Bronze Talons, che è già qua. A Kelta se li tiri le sassate col Bronze Talons. Vabbè, Pierce, vabbè. Però Tyrande ha preso neanche... Avesse preso almeno il coso. Il totem che cura, sei lì. Qualcosa, insomma, qualcosa per cura. Però vabbè, era di due support, ci potrebbe anche stare la build sul gufo. Starfall, ma no, diciamo, la build sul gufo con due tank non ci fa un cavolo. Insomma. Bah, molto molto questionabile questo Venom. Altra bella mappa simpatica. Porcaccia miseria, mappa orripilante. Aspetta che vediamo di stringere un po' queste finestre che non leggo. Primo pick. C'è qualcuno di prima? Ah, di là hanno Gita, che c'era la partita precedente, che era Tyrande. Vediamo se fa altre scelte azzardate, quantomeno fantasiose. Vendicarsi. Come poco male. Assassin. Ah, che bello, uno che usa questa roba. Alto invio si faceva? Alto click? No? Control click? No, vabbè. Ragnaros Open, mio. Come si faceva a scrivere Assassin? Alt click. No, control click. Nemmeno. Come fai a linkare il ruolo? Forse sul ruolo qui. Appunto. Sono in lobby. Vabbè. Che è Dio? C'era un click da fare. Trascina. Niente. Invio. Bringers of Pain. Alt invio. Alt click. No. Control click. Nemmeno. Boh. Assassin. Ah, lo scrivi davvero. Da parentesi. Tychus. Vai di ragno rosso. Buon ciao. Not have him sadly. Bum.
Bello skip. Buon ciao, Minma 93. Io ho ancora 7. Adesso vediamo. Abbiamo overpower. Ah, aspetta, che è quello diverso. No, Saffiri. Mi metto la faccina che se non se la prenda male. Che noia. In tutto questo, come state? C'è il Grubby Tarocco. Chi sarebbe il Grubby Tarocco? Io sono seduto sulla sedia, è tutto abbastanza buono, dai. Gruffy. C'è Gruffy, effettivamente. Ma no! Che pezzetto, che pessimo. Utero. Just heard something, pick something else, then assassin out of good spin, and then get a better assassin play. È stato buono, adesso facciamo. Soprattutto il nome dell'ultima persona dell'altra squadra. Direi chiamarlo per nome. 7-5. Sylvana si è chiusa. Secondo tank. Non avremo un secondo tank. Peccato. Iskander. C'è anche un Iskander salvatico. Ma sta giocando ultimamente? No, infatti. Grande Iska. Sono andato a presentare il lancio di Heroes of the Storm a Milano con lui quella volta. Ah, fatalità, l'hanno preso dall'altra parte. T557557. No, T557575. Codice fiscale. Io lo so. Io il mio lo so, il codice fiscale. Tu lo sai? Io a memoria sì, lo so. Troppi brutti aneddoti si possono raccontare riguardo a come si è imparato il codice fiscale, mi sa. No, basta capire le regole, ti devi ricordare solo una lettera. O compilare un sacco di moduli. E... Ok, abbiamo 2008 contro 2008, cioè 286, 2008 86 contro 2008 75 con MMR, ci sta. PST, JCCA, 85B, 20A, 2... Ok, reportatelo perché ha failato. Report. Tastino magico per il cambio dell'interfaccia. RPP TMS92B15L840X. Non lo ricordo ancora come se fosse oggi. Vai, raghi, on the storm. Solo per us, hungers. Pam 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 pam. Adesso vuoi tutta la mia fede, addirittura. Adesso Gradas. Battle commencing in 10. Drone. 5 4 3 2 1. Let the battle begin. Ah, ha preso il drone ormai. B5 B20. Auguri. Help. Dai, ero vicino a farci una stacca. Sto gazzebo ha paura di me, però. Mentre sti zombie a mozzo. Pium pium. No, no, no. Rane.
Questo qui è troppo carino come c'è. Sì, diciamo che è simpatico. Però la modalità molto ancora, modalità Fortunato uber che con carino. questo account non ho i poteri, se no lo pagano perché si chiama Champion. Abbiamo visto errori Bannato per peggiori. molto meno. In realtà ti devo dire che sulla pagina di Facebook, mi pare, dove c'è la descrizione di Heroes di per sé, c'è scritto: gioca con gli eroi Blizzard come i tuoi campioni. E ero lì che: cosa state dicendo? Facciamo un culo. Ci facciamo un culo qua a chiamarli eroi e a farli chiamare eroi soprattutto. E ho li chiamato Avrebbe anche la convinzione di eroi. Ecco, ho chiamare. miscliccato. O tutti lo chiamano Oz, ma in realtà loro vogliono che si chiama Heroes. Sta sforzando anche in quello, ma Ormai hai creato viene a occhi chiamarlo d'aglio, Oz. secondo me. Tagliare è brutto. Vieni qua. L'Ossitalia sembra un sito porno. Ma. Non che Oz Italia cambi Ah, voglio tanto. morire! Tirami lo stun. Mollami. Via. Quattordici, ora in seguimento. Ti perdoniamo questa volta. Ci arrivo! No, dai, Malfi però non è imbroccata una roba. Non sono venuti giù, non l'ho capito io sta scelta. Molto questionabile. Ah, rimorchio pure più di me. Camus. Ah, Campos. Camps. Pensavo a Vamos in realtà. Vabbè. Non ho capito perché siamo riusciti a vedere sotto all'improvviso per sbaglio. Ripero di magma. Si chiama Ragnaros. Ed è un eroe puccioso. Magmar è il Pokémon. Arrivo. Questo è il momento in cui avete 46 poli. Dovete andare a farvi campi fuori mentre loro stanno su. Potrei andare dentro. Messo. No, no, no. Diablo. Ma dude, perché non lo attacchi? Ma che ti sto caro. Non ho capito perché c'è in certi casi, guarda, lo sto rivedendo adesso nel replay, gli è andato vicino in mount e non ha attaccato. Cioè, dovrei andarci io ad attaccare, vuoi dire, a difendere. Ah beh, a difendere sicuro. Arrivo! Prima tiro un po' di spar così mozzo. In tutto questo mi ha rotto pure i miei mercenari di supporto. Oh, l'ho fatto impazzire per un momento. Dai, c'è sta la fontana, dai, stupido. Vai, ragno, ho la ultimate di livello 1. Ancora una ultimate. Ah, devo da qui. Stacchi, stacchi. Deathy, deathy, state morendo come dei patati. Campos Espagna. Eroe di magma, campione di magma. Eroe di magma tenerello. Cioè, ve lo portiamo in Messica. Cosa state dicendo? Hai visto come Io si fanno le un cambio stack? che secondo te faccio adesso, proposta di cambiamento di Ragnaros. No, appellino così. Il lava wave come tratto passivo Ma. Nah.
Il molten core come eroica da scegliere. Nah. A me ci sono abituato, ma non lo farei. Non potrei subire tale affronto. Ah, ma ci starebbe. Me ne vado. Poi ci starebbe perché comunque il molten core è veramente. Cioè, la lava wave è eroica totalmente inutile se si sposta. È più prioritario pulire le wave. Appunto per Daniel, quello, lo usi come tratto. cavolo, avrei dovuto prendere la lava wave forse in questo mappa. Io sono un tryhard, non prendo la lava wave. Tral. Forse via. No, ma come è morto? Per domani quanta gente c'hai al coaching? Boh, Per domani quanta gente c'hai nel coaching? poco più di una decina. Una classe, eh. Sì, infatti. Faccio il bidello. Anche solo quello. Then that don't overextend. Sono ancora fin troppo calmo per aver perso. Wow! Forse via. Ahia, curami. Curami. Adesso entriamo da sotto qua. Hello there, John Rackham. Oh, there. Non era quella la traduzione. No. Hello. Dice lui, hello. Rispondo io. Ma seguili, seguili, inseguimento, ta na 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 na. Ok, niente inseguimento. E adesso questi li sfregio però. No, ho failato tutto. Questo. No, no, fammi uscire! Ah, non voglio morire! No, via, ragni. No, sono morto dai ragni. For real. Ragni fanno balla. Male. Balla. Balla. Dude, balla. Cosa fai? Per il veleno dei ragni. Sì, scopito, gli manca solo la musichetta di coso. Benny Hill. Stanno morendo di nuovo. Tutti. Fa un fiesta. Fa un fiesta. Sono morti. Muoviti. Scappo, scappo, me ne vado. Questo l'ho preso. Zucca. Oh. Stunned. Non ce la facciamo a prenderlo, amici. Forse via. Proprio per dispetto ti tiro questa martellata qua. Urbi loro. Orbi, provate ad ammazzare scemi te, sono nostri. morti in due, cioè. Cos'era sta cosa? Dude, please, non farmi ripiangere. Arrivo, basta spammare. Sono sufficienza lì.
tutto calcolato. Dai, vai giù. Dovete tirarlo per forza l'ultimo colpo. Buonanotte, Menma. Vogliamo su. Buonanotte. Buona secchionaggine. Si dice così? Non sto riuscendo a workare molto questa roba. Ancora ti mancano i globi della questa. Ah sì, è vero. Però siamo in vantaggio su The Wave. Lol. Interrupted. Vabbè che su sta mappa i globi ne fai relativamente comodi. Lo so, però già che esplodiamo, esplodo. Forse via. Va. Arian sì, 10k sì. L'ultimo che è sceso di prezzo è stato Karadin. Arrivo, eh. Preso. Push. Giant Scorcher. Adesso inizia a fare male. Se vengono dentro qui, io riesco a fare tutte le stack del mondo con la Q e a spiantonarli tipo tutti i colpi del mondo. Vieni giù. Oh, old school. Cosa lì? Me ne vado, me ne vado, me ne vado. Non è vero. Ok, hanno rinunciato. Abbiamo commentato di benvenuto. C'è anche un video nel mio canale di sta roba. In alfa ancora. Arrivano i nemici. Fight! Io mi ricordo ancora un game che feci contro te. Avevo preso. Vabbè, stavo con Perante. Avevamo fatto un mega gancore con Perante con lo stealth. Avevamo fatto un mega ingaggio col fuoco. Siete arrivati tutti in mezzo al fuoco dallo stealth. Stupidi cose. Ho vinto la partita solo con l'ingaggio. Perché stavamo nettamente in inferiorità. Ho sbagliato. Oh no! Mi tira questo pugno! Ok, buono. Niente. Perché sono piccolo! Non capivo, non va avanti. Oh, oh, zombie. Con permesso. Niente, perché se deve accesso. Io ho avuto l'accesso per sbaglio, in realtà ero super mad quando l'ha preso un mio amico prima di me. Anche se al tempo sì, non mi ispiravo più tanto, ero solo geloso perché l'avesse. Perché l'aveva prima di me. Proprio. Oh, va vecchio davvero. Loro non hanno guardato dentro il buco per vedere. Ah no, non si può, pensavo. Oh, comitato di benvenuto. Un grande stick. Alp.
Ah, pensavo avesse preso qualcuno che c'era un Gargan. Storia della mia vita, tipo. Dai! Zamboga. Preso. Rignato a giocare da poco. Non ci arrivo. Bentornato su io. Malfoy, malfoy, adatti al solo carry. Questo lo sarebbe se arrivassi così in giro. Cosa vi vuole? Quando comincia a far proccare su due eroi fai un botto di male in più. Vabbè, ma finiamo la partita, ti rispondiamo. Legge was cold. Chi diceva? Ah, ha riniziato a giocare da poco. Riniato. Solo carry. Tutti i tank, quasi. Murky, vabbè, hanno appena cambiato un po' tanto, quindi effettivamente al momento verrà nerfato. Cioè, sicuramente nerfato. Non metterei tutte le mie aspettative nel carriare quel robo. Bravo questo che ha accettato di giocare healer. Quindi gli metto un più. Dopo solo carry devi prendere Varian, è l'unico buono pseudo support che puoi carriare un minimo ma poco è Rhaegar. C'ha wave clear, c'ha cure, c'ha mobility. No, allora molto rapidamente, però diciamo come i support tank genericamente non carriano rispetto a quello. Come tank, però se sei costretto a prenderlo devi prendere. Dicevo, come tank per carriare, in un certo senso, tornano buoni ETC, Varian, e anche, mi sento di dire, cosa? Chen, magari, nella mappa di Braxis, giocato bene, ovviamente. Morden in meno di altri. Come Assassin, Alarak, giocato bene, questo è il presupposto fondamentale. Molto bene anche Kul'dan e Ragnos fa molta utility, insomma, come healer. Malfurion dipende anche dal livello, certo, quelli più bassi pure Cromi fa disastri. Same. Fa disastri perché non ammazzi uno, resetti cooldown, ammazzi tutti gli altri. Li Ming intendi? Li Ming, hai detto Cromi. Ho detto Cromi, va bene, Li Ming pure. Comunque appunto Miller, Malfurion sicuro. Io mi trovo bene con Lily. E poi come specialist, vabbè, specialist Asmodan, Sylvanas, in Braxis, scusa, in Warhead Junction. Sylvanas, pochi altri in realtà, i vichinghi si sono masterati su Garden. Ecco, un velocissimo excursus. Nel frattempo che vedete queste cose, questo avanzare, queste discussioni, vi ricordo di lasciare un follow al canale e che domani sera avremo una serata dedicata interamente al coaching, quindi 10 persone giocheranno e poi faremo, e sia durante che successivamente rivedendo il replay, vedremo gli influssi, più che altro i macro momenti in cui le cose sono andate bene per una parte, ovviamente peggio per l'altra, e cercheremo di capire appunto cosa si può fare a livello di approccio per migliorarle, eventualmente appunto in modalità di prova o di sandbox si potrà analizzare nello specifico comportamenti specifici, analizzare nello specifico comportamenti peculiari, anzi diciamo, come per esempio lo stat step o il timing di certe abilità, delle cose che so giocare quantomeno, mentre per i tank ovviamente mi affido a voi. Io tank non li gioco. Non me. Diciamo che non li gioco bene. Qua invece ci sta un Keltas senza artene parte. Siamo pronti. Siamo terzo pick. Può funzionare. Safiri era quello che avevamo noi. Era Malfurion che ho promontato. Hey! Hey! Hey!
Sylvanas banned from the server. No, non lo gioco a giocare. Mi spiace, ma friend. Giocare al first pick no, non sono ancora pronto. No. Ma sei shoppata, Kelta. Kelta. Oh. No, me l'ha regalato Pixio. Con una donation. Artanis. Sì. Artanis, sono d'accordo. Vediamo che decide il mister. Cioè, io sono disposto anche a lasciarli Keltas, ma... cioè, insomma... no big deal. Trall. Non... nel game precedente era bannato Murky, tra l'altro. Ah, effettivamente nei game scorsi non hanno fatto ban a anche prendere un Murky. No, nel game precedente sì. Vediamo che arriviamo. Potrebbe essere una scelta molto buona. È uno degli eroi con la win rate più alta. Incredibilmente. Kerrigan. High skill cap. No, lo volevo io dalla mia parte. Ciccio posticcio. Kerrigan. Suona bene se c'hai il dealer buono che ti parla pure. Ok. Se non ti devi lanciare al suicidio. Northlands, no. Lascio Keltas in favore di Gul'dan per via delle incredibili perché appunto Malfurion con Keltas è più sensato, perché col reset della Flame Strike è molto più rapido. Cioè, ha infliggere danno, ovviamente. Kerrigan è come Alarak, ma devi essere meno skillato. Secondo me no. Kerrigan è più difficile di Alarak. Comunque, Gul'dan insieme ad Auriel, che è appunto stata la scelta su cui ha preferito puntare il nostro compare Thorus, carica veramente tanto se stanno vicini e coprono al meglio. Ci serve magari una formazione con doppio tank, male non fa. Quindi speriamo che Ellie Noob decida di prendere un tank adatto. Che mount prendiamo? Quanto mi manca per sta qua? Ah, devo giocare in parte. Il demonietto qua, il goblin delle sfere. Pure il pollo. Coro festivo, anzi. No, Kerrigan è più difficile di Alarak, secondo me, perché l'abilità eroica, quindi la Maelstrom, ti espone in maniera pesantissima a tutto. Danni per controllo, e i danni inflitti in realtà sono buoni se supportati dal resto del team. Wow, questi qui però stanno facendo i gradassi. E là il discorso tra Kerrigan e Alarak, diciamo, Kerrigan è molto più, cioè devi saltare tu addosso agli avversari, quindi invece se sbagli sei morto. Cioè, gli avversari che vengono da te, quindi plausibilmente vicino al tuo team anche, quindi direi che ma l'ha presa davvero. No, diciamo, la differenza è che Kerrigan, se tu salti addosso all'avversario e non fai la combo, sei fottuto. No, Alarak, sbagli te, la telecinesi, non fai danno, però sei salvo. E per la telecinesi puoi usarla per salvare te stesso, invece per salvare te stesso con Kerrigan devi avere un talento apposta e ti permette di utilizzare Ravage, quindi la Q su un alleato. Loro manca solo... allora posso prendere tutto? Qua hanno questo doppio tank, oh my... questa la subiamo veramente tanto. Stitches. Oltre al pick esotico di Stitches, composition doppio tank senza un buon
Ma non è esotico, non ha preso la skin col bikini. Esotico come scelta. Non la supporto praticamente per nulla. Perché... Stitches? No, cioè, no, dico sì, lo Stitches. Che avrei non capisco lo Stitches o due eroi che poi effettivamente sono da dive. Wave Clear in realtà siamo anche inferiori, tra l'altro. Ce la contendiamo, ma sono più rapidi loro. Non resta che sperare che questi siano scarsi con i rispettivi. Ma non ci metterei la mano sul fuoco. Questo si chiama Amadeus ottavo, quindi... settimo, scusa. Qualcosa dovrebbe capire uno che si chiama Amadeus sette. Settimo. Avrà 6 smart. 7. Prima l'originale. Andiamo, cerchiamo di ammazzarli. Io ho paura per me. Ciao Pasquale, ciao. Hai trovato il telecomando? Te lo sei portato via in valigia. Ciao Vicocez. Abbiamo avuto un Pasquale in casa e da allora non troviamo più il telecomando. Secondo me mi è finito per sbaglio una delle scarpe. Adesso Amadeus usa l'ultimate, l'eredità. Vai, vai a pesca. Niente. Mancato, cominciamo bene. Oh, salve. Oh, salve di nuovo. Dai, il secondo hook che tiri a vuoto, oh, amico mio. Questo è stato il problema di Gary, no? Però la combo che ha fatto era buona. Sì, ha fatto la combo buona, ma non è morto nessuno e va avanzato. No, la Uber fregato. Dai, non mi pushare. 3 su 3 mancati, amico. Cominciavo ad avere ben poca fiducia in te. Mi ha scliccato il target. Non pinga quando loop nemmeno. 4 mancare, sto contando. Oh, sono uno l'ha preso su sul tank. Buono, dai. Uno è andato. Oh, preso. Una kill da qualche parte, non si sa come, non si sa. Ah, Kerrigan, bravo. Se finisce MVP ti do il gol. Intanto vediamo di vincere. Bello questo hook, però. Sufficientemente in extremis. Non ti preoccupare che con la seconda muori di che. Questo game me ne vado. Wow. No, ma dai, lasciami stare. Piovono kill, non si sa da dove. Ah, anche, anche. Dopo questo game hai detto. Poi wow, me ne vado durante. Ma voi non avete vinto. Cioè che... No. Stanno cominciando a workare insieme questi due, forse. Funzionare nella loro complicità. È WhatsApp. Ah, dopo mi hai mandato un'altra brutta roba su WhatsApp. Yes.
Consegno. Incredibile. Se vedi Aureo quanto riesce a caricare. Un Keltas non può caricare così tanto. C'è da prendere gli ultimi. Che più è iniziato. Ha un po' settato il mouse. Calibrato il gun. Nemico. Questo è brutto. Sono body block e dust flip. Giustamente tu non hai cure e io non posso caricarti se sto scappando. Allora, scelte curiose. No, questo no, è brutto. Stitches 7, porca miseria. Anche questo è curioso. Dai, che sfiga. Sono morto. Questo è lo slogan commentato. Ehi là. Full dispetti. No. Allora che ho preso quello sul danno subito al set. Sì. Non mi piace per niente. No, vabbè. Ci può stare quando non c'hai cooldown. Quando non riesci a caricarti l'energia perché ti mancano i danni. Listen in action. Cosa via? Dove sono i nostri amici? Un po' troppe abilità che partono ancora a cavolo, però. Abbiamo le ulti, abbiamo la voglia di vincere, si spera. Andiamo giù a gankare, quindi. Nope, my friend. Torni. Guarda quella, dai. Bello. È stata brava sta Jaina, ha fatto la spinta adatta. No, ha preso il Gorge davvero. No. Che senso ha? Che io chiedo nel dubbio alla spiegazione più che sensata, ma non ci conto. Amico, anche tu. Yes, sì. Useless contro i ranger, sono 2.500. Va bene. E qua è stata sciocca, sta banana. Potremmo farci il boss, no? Ripush, meglio.
giocato senza il talento del 4 che gli dà più mana oggi, mi sento annaspare ogni volta che devo da quante volte devo fare. Ah, lasciami. Quattro. Cosa? Posa via. Non sei sopravvissuto. Sì, incredibilmente sì. Non ci speravo neanche io molto. È il mio secondo FIA che mi manda a quel paese, però piuttosto arrabbiato da questa cosa. Torna, torna, torna. Le tornerie. Ancora rincia. Buona la combo qua tra noi due. Oh, so via. Fatemi 16, fino ad allora sta roba non serve a niente. No, non sono riuscito a consegnare davvero. Piace sta partita, attesa. Sai cosa? Uno. Se riusciamo a fare 16 in fretta sono più contento. Non ho preso lo spell shield perché riesco comunque a mantenere una buona posizione su rispetto a... però beh, ha tirato l'ulti. Contro una buona posizione contro Jaina, quindi Ring of Frost è l'unica preoccupazione. Ho avuto degli alleati abbastanza intelligenti so far. Dai, cosa si diventa star solo l'impro? Quella è il tranquillity, tra l'altro. Ho tentato di fare il backdoor pure io. Ah, dispettosi! Boss! Tranquillity, insomma, è una buona idea. A parte la verità, il tuo danno è sostenuto. Magari non ti scioglie di burst. Corri, 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 corri. Silence avrebbe potuto cambiare la partita. Penso che Stitches ti grabba, Silence erate voi fottuti. Vediamo che lì c'ha più. Posa via Leo. Sono sceso.
Tori. A cycle unbroken. Fatto. E vale, me l'ho interrotto di nuovo. Troppo bordello. Esatto, John, ci hai imbroccato come descrizione. On point. Ho sbagliato io, ho usato troppo questo giro a voler pushare insieme al boss, immagino. Yorick che ha preso la marcia. Tra le altre. La sorta di cose strane. Stava solo Jaina con il vento. Guarda, mi manda immagini stupide. Tra l'altro non prenderò neanche il fier, perché questi mi smontano. No, mi tocca prendere il fier in realtà. Però questi continuano a interrompere il mio cavolo di fier. Cioè il fier potenziato al 20, intendo. Vamos. Vantaggio c'è, ma non è così elevato in realtà. Taglio delle strutture, principalmente. Sì. Ma quello mi ha vanificato tutti le mie belle stack di damage. Le mangane seo. Ingaggiamo questi schifi che magari qualcosa riusciamo a combinare. No? No, non ci piace? No, non ci piace. Ho preso il Life Seed, magari. No, Shane Clay. Non credo che ha preso al 16. La corona potenziata. Se ability power. Giustamente, lo sto facendo staccare come non mai. Fight. Counter. Ma sei riuscito a farti bloccare lo stesso. Trigger pure lo spell shield così, banana. Si è mangiato le ori. Le terze, porca miseria, troppo ante. Troppi errori. So da cosa stavo licciando in quel mentre. Usci, usci, lemon squishy. Oh, brutto errore. Aprite sta porta. No, mancarmi quello. Nice. Guarda mia. Vamos, 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 vamos. L'ho trollato. GG! Ah, ecco. Allora, ma puoi ciucciare anche dalla dreddita. Sì. No, bravi. Sono stati bravi loro, cavolo. Anche la nostra carica non ci ha imbroccato molto.
una bella partita. Cioè, in realtà non è neanche questa cosa stavo drainando. A caso. Buono, sono bravi tutti questi. Cioè, tranne me, vabbè, io ho fatto più schifo del solito in realtà. Riconoscimenti vanno dati. Tributi vanno versati. Tasse pagate. Skin comprate. Tutte queste belle cose, insomma. Un'altra partita così andrà in promo. 3 death ho fatto. Sai, Leoric allora è quello che ha failato di più, di sicuro. Questa è la build che faccio io tranne al 13. Eh sì, 10 Loro invece le sì, oriche questa sì. veramente pessimi. La build che faccio io in quick match però. No, non è vero. La faccio anche quando sono single tank. Quindi va bene. Avete vinto grazie al Gorge, chiaramente. Non abbiamo fatto una kill fosse seguito di quel Gorge. O forse mezza, non mi ricordo. Quindi mi sento di dire no. In realtà è tutta grazie a loro. Perché non c'è l'audio? Perché non c'è l'audio? Help! Casino. Io vado un po' a gettare un po' di sale. Getta, getta con abbondanza. Aspetta che devo sistemare una cosa importantissima. Adesso dovrebbe andare. Bam. Che divertente. Illuminati quasi confirmed, esatto. Va tutto bene finché non arriva Oidar a chiamare la Diamond Police in realtà. Mannaggia Oidar, era sui contatti con la Diamond Police. Oh, hai vinto grazie ai miei meme, dice Red. Cosa degli Illuminati. Hello! Questo qui vado a State vedere l'uscio. streamando tu, Manco, Psycho, Taromara. Sì, ho visto stasera Io c'è. altri 1, 2, 3, 4, altri 5. Vedo che sì, stasera c'è il. Ah, c'è anche un ritorno in auge di Gittola. Poser confirmed, ma vabbè. Egitto, non la vedo. L'ho vista io invece. È nella lista di Heroes of the Storm Italy. Quando ho messo io non c'era. Refresh. Ha refreshato te, sbaglia adesso ho messo. Ho appena refreshato, c'è Io ancora. adesso l'ho vista. Devo avere le big boobs pure io per fare successo su sta roba, mi sa. Inferno Assurance mi first pick Jhinal. Spero per te che sia molto confidente, ciccio pasticcio. Hanno preso Morki! Siamo spacciati. E Keltis. Io quasi quasi prendo Direi Silva. che Nessuno neanche iniziato e già c'ha 30 views. Dude, prendi davvero Luzio, l'avrei giocato poco. Flash, ho paura di andare a vedere. No, 7, c'era già più alto di me, quindi spero ne capisca qualcosa. Ta ta ta. Io prenderei Sylvanas. Lascio solo. Ciao. Ciao. Danno il fantagrubbi di prima, siamo di nuovo gruffi. Che poi come lo counteri Morchi adesso con un burst della Madonna, immagino. Le storm aiutano. This is madness, si chiama questo. Ci sta. Però abbiamo due support. L'inub è quello di prima. No. Wow.
Io sono sexy lo stesso in quel senso, intendevi? So che quando non c'ho il cappello di abatura, le views hanno più a picco. Però non posso nemmeno sapere come le uso le cuffie. Ah, che barbosi sono. Can you get another tank? Se no io prendo Zarya se lei non cambia. È una fantacomp, però può funzionare. Credo. No, 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 ok. Siamo un tantino esotici, eh. Ha fatto vedere Stitches, ho detto no, piuttosto che Stitches piglia sto roba qua. Un tanto. No. No. Che noia, Varian. Capo noioso. Cioè, gli hanno fatto una modifica al taunt ed è stata sufficiente per essere proprio veramente una pezza al piede. Una palla al piede, no. Pezze al culo e palle ai piedi. Non un pezzo al piede e palle al culo, che forse non è esattamente il caso. Ma noi, nonostante e non curanti, torniamo a essere politically correct fino a che non arriva là. Non finisce la fascia protetta. Che non si sa mai. Ci sono gli illuminati. Illuminati conferme, questa è la mappa più illuminata possibile, probabilmente. Qui arrivano i Punisher alla John Cena. Dai, su. Forza. Sonia solo tank, ma supportata da due support e da me. Temo che dovrei fare la build sulle Q. Non so, una donna molto mascolina. La vedo malissimo, però vediamo di fare i soliti gradassi. Dai, tutte le manto uguali, bianche, plebei. Quel Morchi mi fa una paura trota, ma veramente. Parapapapa. Lucio. Abbiamo scudi a non finire, quello è certo. E Kel'thas se ce l'ha il 13, scusami. Coro. Ciccio pasticcio. Varian ce l'ha il 13, lo spacca scudi. Montate giù, scendete da questa roba. Ready for battle. Why not? Ero troppo lontano. Oh, che bello, flacco vita. Bussare via. Lanes. Illuminati. Pom, pom. Chissà come gira Lucio. Voglio arrivare lì. Usa via. Volo. Dovendo ne abbiamo il 4, sono di poco aiuto. Ok,
Activate the shrine, defeat its guardians, and the Punisher will be ours. No, guardi, timing della bomba. Questa è una partita difficile, secondo me. Porca miseria, sono distrutto. Via da me. E tre volte che lo manco. Aia. Uno scudino a me mi avrebbe fatto più piacere. No. Cosa si fa per difendere da sta roba? No, fa staccare Keltas. No. Dimmi che è andato nel loro gate, così mi dico. Ah, ma che balla. Sono stato un ottimo da farli adesso questi. Adesso vado. Prendo il mio globo e vado. Scherzavo, sono lento. La vedo un po' dura sta partita, però. Ready your weapons. Forse via. Che è sceso? No, queste cose stanno facendo il loro lavoro. Ah, è so. Forse via. Grande interrogativo questa partita. Potrebbe essere bello, ma secondo me potrebbe anche fare un parecchio schifo. Dai, sciogliti. Ormai le stacca, è finito sto robo. Uff. No! Ehi! Zoom. Io non li vedo, ora li vedo. Troppo vicini, troppo vicini! Troppo! Hai dato anche lo scudo. Cosa via skater? Tra l'altro mi chiedo cosa sia meglio, se sa che conviene. Tom Pagaton. Vediamo se funziona, tra l'altro, come idea. Show its
Manca a dirlo, questo si è speccato tank. Morchini della morte! Damage! Abbiamo fottiliardo di scudi e mezzo. Sta andando, siamo due win e una loss, mi credo. Questo mi parte dentro, no, no, forse via. Se non mi tankaste tutto, però sarei più contento. Ah, povera bestia, che male, l'ho fatto caldo qua. Oh, la mia. Porcaccia miseria. No, no, Morchi sta spizzocando. Quante brutte cose scadono nel mondo mentre si attacca. 13. Sarebbe il 13. Altro anche qua. Cosa c'è? Il 20 per sta robo? Dura di più. Non si fa scecca! Abbiamo trovato un diavolo soldato. Basta propagare, cavolo! Guarda mia! Ti parlo. Madò, che noiosi sto morchi, dai, bussa via. In realtà perché ho cambiato il colore della mount, lo so. Qua aveva pure messo l'uovo vicino. Debba di bloccare. Oh, salia. Ah no, pensavo facesse a marcia i morchini. Oh niente, oh, questo non mi molla.
Mamma che ansia giocare con sto robo. Ma porca miseria. Disabling effects sarebbe stata una buona idea. È un tompagatonga. Hai detto. Arrivo. Guardalo lì. Arrivo, eh. Oh, chi ha più esposto, chi ha più esposto quello. Io! Andiamo, 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 andiamo. Boost? Scudami, dai, una volta tanto. Fendere. No, serio. Tonfame delle lampe. Ah, morto. Adesso me lo metti lo scudo, brutto animale. 36 secondi di qua. Pari vagina. No. Quello è l'emoji del gatto lì. Già non c'ho burst, io c'ho l'hanno per time. Parpapapa. Oh, sali. Porcheri! Via, stupido pesce. Scendi! Madonna, che slow gigante che tira sta roba. Buono andato. Defeat the shrine's guardians and let loose the punisher upon our foe. Ah, miei. No, mettete le faccine che non vedo. Right clicking. Very much. The enemies. Zium, zium, zium. Che? Mucchini power. Push, push, push. Salvarne uno, pushare a muzzo intanto. Ehi, pusha via. Niente, oh, non l'ha capito, salvarne uno. Dai, mio Lucio. Cosa fa? RFK. Sì, ci piace. Proviamo il potenziamento di questa roba. Vabbè, vale, I was talking with the idiot. Dopo ci penso. Sciogli, sciogli. Pazzo scatenato, ci stai a morire.
Yeah, zoom. No, lo sapevo. Boom. Mi è piaciuta questa. Aspetta che mi ha scliccato i pulsantini magici. Ecco appunto. Ah! G2. MVP. Ha funzionato, La Fanta Combo ha funzionato. Fermatelo. Epic. Adesso su questa ci faccio lo skin. Poi vi direi che... No, c'è la promo. Se la faccio adesso la perdo sicuro. Porta sfiga fare il promo come ultima partita. Però dobbiamo arrivare a Master. Cioè, intanto vado in pausa. Vado in bagno. Per me. Ah, dunque, dicevamo. Statistiche. Scudi. 100k di cure, 38 di scudi. Stiamo trollando. Take my energy, mi throw low. Sto morchi è veramente un suicidio. Percelo contro, però. Mappe del genere che c'è split pushing. Fastidiosissimo. Al 20 era finita davvero. Scelta curiosa. Second wind sul Varia non l'ho mica tanto capito, piuttosto del Victory Rush. Cioè, capite, vuoi fare il bull, trickare tutti, però insomma. Lo so che vai tank. Magari avesse speccato Colossus, forse avrebbero fatto veramente di più. Subito così. Neanche tempo di capire che... Boy. Goku, sono anche terzo pick, hello. Ah, mi sono dimenticato di riportare Ciccio Pasticcio, vabbè. C'è ancora Gruffy. E anche Ellie Noob, ce l'avevo dietro. Io vorrei tanto prendere Valla qui dentro. Vediamo se ce la faccio. Ouch. Vediamo un po'. Se ce la si fa. Murky, pan serio, onesto.
Vediamo come rispondono i nostri compari. Abbiamo un tentato Varian second pick, ci piace altrettanto. Un massaggio mitrillo. Sono d'accordo. Allora, se perdo è colpa di Magoz, se vinco è causa di Phoenix. Così, mettiamo i voti e alla fine della partita sì, si pausa la partita in gioco. Dico, guardate, ha vinto i voti per mitrillo, Phoenix ha vinto i voti per Magoz. Cosa fa questo? Sono with the right I can. Artanis only needs the level 1 talent. Nova new meta. Zitto John, che se perdo da questa partita di promo contro Nova mi parte veramente il turbo fastidio, penso. Vale Silvano, sono onesto. Dai. Basta con quel gatto. Non avrei preso Tychus come ban, avrei bannato Malfurion. Parapapara, pampapapa. Siamo due ranged. Ecco, lo sapevo. Siamo spacciati. Too many viable supports. Sì. Non siamo d'accordo il mister. Dai, prendi. Cosa ce ne facciamo di Tyrant? Io dico che serviamo al Fallen piuttosto. Root e blocchi il Lidan. Avvii il drone e vedi Nova. Silence, blocchi tutti questi. Allora, l'ho preso io, ma Valla non si può lasciare andare avanti nei pick. Take my energy. Take energy. Pium. Cosa sono tutte ste bestie che ho messo? Non mettere la roba a caso. Però io avrei davvero tanto voluto Malfurion. Cavolo, refresh il cooldown di tutti, per tutti, for tutti, tra di tutti. Vabbè. Prapapara. G1. Secondo me c'è dietro tutto questo una solo cosa che può fare. Sono loro dietro.
Talento all'uno di... questo. Non Heroes, vabbè. Io faccio 150 anche lui, sì. Poi faccio 3 colpi di 150 bonus. Di cui si va a prendere lo bonus, insomma. Ah, va bene. Solo lane, solo lane. Chi va solo lane? Io non vado solo lane. Swappino mancato. Siamo stati due babbioni. Cos'è questo? Che è sto slow? Oh. Occhio al... Sono nuovo, mi dareste qualche consiglio? Nice try, Sigurdo! Non tryhardare il troll. Allora, materiale da kill. Da killer. Che andrà back pure. There is no escape for you but death, angel. Segui la fenice. Dimmi te, dimmi se ti piace. Sarà forse un bronzo di riace. E canzoni strane del mitrillo. L'unico stem meritocratico. Dai, adesso. Già. Non fare il letto. Usa via. 17 secondi ancora. Cosa via? Totally. Ma che totally? Total erg al massimo. Vediamo se questo face check mi fa morire. No. Dov'è la nova in tutto questo? Che brutto. State a steppare senza la movement speed bonus. Quello era uno swap tipo terribile, non sarebbe finito molto male. Aprite sta porta. Possiamo fare un sacco di disastri. Non ci muoiono prima. Allora. Abbiamo preso una cosa. Ah, mi ha dato. Andiamo qui. Avrei potuto prendere la pozza, ma aspetta. Oh yeah. Vamos. Una situazione spinosa. Non morire. Bella mossa. Con l'altro non muore. Niente.
Aia. No! Sbagliato. Ehi, 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 occhio all'occhio. Quella, quella, quella. No, buono. No, 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 per sbaglio. Non l'ho fatto affatto per sbaglio. Apposta. Fap. Ho mancato. Ouch. Vai avanti il tuo amico. Va bene. Aspettiamo dei tempi migliori. Uber noioso. Passare. No, 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 adesso tutti i reset e dobbiamo andare indietro. Varian senza stun mi diverte. Cosa ha preso? Ah, ha preso tutto il parry, tutto l'uber noiosissimo parry. Entrato. No, dovrò mandare la seconda freccia, sono sciocco. Vabbè, allora quanto abbiamo recuperato intanto. Usate via. Io di corsa, ah, tra l'altro mi tocca prendere. Pensavo di prendere lo strafe, però la rain mi sa che li frego di più. Non ci ho aggiunti tipo piuttosto interessante. No, è andato giù per un pezzo. Mi serve meglio di più la rain. Metà questo, poco più. Ci sta, puniscila. Era quello. Bello sto stun. Dai, morci. Cosa volevo fare? Cosa volevo fare? Non lo so, non lo so, non lo so. Cazzo, ho sbagliato. Fanno così le canzoncine. Parapapapam.
Vado ad aiutare Variano. Era esattamente quella l'idea, però non ho mai seguito bene, ma prendo. Brutto posto dover collare, non fatelo a casa. Come stai, Jomosh? Non ci credo, non l'ho ancora preso. I shall land shortly, and I expect your welcome. Swift and silent. Andiamo a disciogliere adesso. A modo, sto immortale. Allora, così 13. Ship. Ah, così, senza problemi, eh. Attacca, attacca l'immortale, vedrai che gli fai male. Proteggi le wave, se no moriamo. Illuminate. Yeah. Bot. E noi bot andremo. Sprecatissima. Brutto. Molto brutto. Porcaccia miseria. Così recupero un po' di vita. No, no, no. Perché sono qua in cima? Porca miseria, che il tributo è qui sotto da prendere. Ah. Sì, infatti, manca solo quella, John. Permanente. Non mi ricordavo sto cambio. Non riusciamo a pushare un tubo. Questo è immortale. Ho perso un forte a testa. Eccolo lì, è già sceso. Se fa il mega mosh. Dalla falsa. Dai. Ah, che sei una bestia, eh. Beito, ho detto. State qui. Capito, mi devo spostare. Hanno un vantaggio assurdo. You Juke City is a real place. A che te ne inventi tutti i colori, eh? Mosce c'è, tra l'altro. Ah, quello non poteva. Oh, oh. Posa via. Dispettoso. Andiamo. No, bellissimo questo. Questo so. No, apritogli la porta. Ci credo, che sfiga. Marò, che sfiga.
cioè. Ok, adesso è tosta. Potete spostarmi in giro? Non va giù. Ossa via. Ossa via, per dinci. Aia. Cosa non ci sta aiutando però. Bello. Ma Kermit, perché mi sono arrestato oggi. Infinito sto town. Cavolo, ora è full vita sto robo pure. Chiedo se ho fatto bene a prendere Rain. Sedici. Ciao. Wow, 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 wow. Oh, sabia. This is grand march over so soon. Enjoy your retreat, mortals. Andiamo qua. Possiamo riuscire a fare un... No, no, va bene, vengo qua, va bene. Full shield immortal than nothing love. Ah, la faccia del niente. Dai. Ah, la faccia del niente, dicevo. Consistenza. Serve consistenza. Goen. Ecco, uno ha scritto addirittura, quindi. Occhio a pathing di questo giochino che rischia di farci morire più volte di quanto crediamo. Salviamo. Serve un buon Moshe e anche in quel caso comunque non è che abbia tutto sto damaggio. Vision. Pronti, pronti, pronti. Dai! Dai, porca miseria, ma che sfiga! Mi è saltato in metamorfosi quando gli ho messo l'unica roba che mi aveva fatto reccare vita. Cortesemente, è la seconda volta che lo fa. Rispondimi. Rispondimi. Sciocco, banano.
Che sofferta sta partita. Beh, vedi buchi nel vuoto, nell'acqua, che male non fanno. Ci credo. Counter su counter, body life block da una parte. Sfiga. Grazie a Lasting Gore. Dimmi te. Mai fidarsi di quelli col nome in caps. Venti kill hanno fatto loro. Perché Force Armor? Beh, non aveva abilità da cui pararsi. Dominance, ok, sì, che va bene. E vabbè, questa perché erano clumpati di brutto. Questo gli ha salvato il culo over 9000 volte. Spellarmo, vabbè. Ma dimmi te, da cosa abbiamo perso? Vado anch'io, questa mi ha bruciato troppo. Buonanotte, ci rivediamo domani sera per la serata. Ecco, ciao, grazie a tutti. 2 minuti di musica e poi, come sempre, chiudiamo il sipario. Ciao!